bien sûr, Italo Calvino ha vécu dans la maison qui est au 14, là, juste derrière. Italo Calvino è vissuto dal 1967 al 1980, qui a Parigi, a Square de Châtillon. Considerava questa casa come la sua casa di campagna, nel bel mezzo di Parigi. Voilà, donc j'ai appris qu'il y avait un illustre écrivain italien qui était venu ici se reposer. Voilà. Je l'ai entrevu une fois qu'on allait voir des amis qui habitaient justement dans le quartier. Nel 1974, Italo Calvino ha affidato le sue riflessioni sulla sua vita nella capitale francese a un'intervista alla televisione della Svizzera italiana, che è poi confluita nel testo Eremita a Parigi. Abbiamo seguito le tracce di Italo Calvino, Eremita a Parigi. La ville est pleine de bruit. Quando sono a Parigi si può dire che non mi muovo mai da questo studio. Per una vecchia abitudine tutte le mattine vado fino a Saint-Germain-des-Prés a comprare i giornali italiani. Da dove vengo in metro? Col metro ho sempre avuto confidenza. Mi mette la città intera a disposizione. Forse c'entra anche il fascino del mondo sotterraneo. I romanzi di Verne che mi piacciono di più sono L'Indie Nere e Il Viaggio al Centro della Terra. Oppure è l'anonimato che mi attira. Questa folla in cui posso osservare tutti a uno e nello stesso tempo scomparire completamente. Ieri, sul metro, c'era un uomo a piedi nudi. Ed era un giorno di pioggia e lui camminava a piedi nudi e nessuno lo guardava. Nessuno sembrava incuriosito. Il sogno d'essere invisibile. Ci sono negozi, che sono voci d'un'enciclopedia. A Parigi ci sono negozi di formaggi, dove vengono esposti centinaia di formaggi, tutti diversi, ognuno etichettato col suo nome. Una specie di museo, il Louvre dei formaggi. La base dei formaggi francesi, come il camembert, il comté o... Alors le très jeune, mais par exemple comme ça le 18 mois, qui est une petite merveille. È il trionfo dello spirito di classificazione. Non c'è soluzione di continuità tra le sale del Louvre e le vetrine dei negozi. Diciamo che nella strada tutto è pronto per passare al museo, o che il museo è pronto per inglobare la strada. Non è un caso che il museo che mi piace di più sia quello dedicato alla vita e alla storia di Parigi, il Museo Carnavalesco. Possiamo leggere la città come leggiamo Notre Dame, capitello per capitello, più viale per più viale. No, bellissimo, era come me lo immaginavo, davvero bello. Me l'aspettavo un po' più grande, però vi dico, sembra un bel effetto. Possiamo interpretare Parigi come un libro dei sogni, come un album del nostro inconscio, come un catalogo di mostri. Così, nei miei itinerari di padre, di accompagnatore di mia figlia bambina, Parigi si apre le mie consultazioni con i bestiari del Jardin des Plantes. E nello stesso tempo possiamo leggere la città come inconscio collettivo. L'inconscio collettivo è un grande catalogo, un grande bestiario. Anche il cinema a Parigi è un museo, o enciclopedia da consultare. Non solo per la quantità di film della Cinémathèque, ma per tutta la rete degli studio del quartiere latino. Sotto a casa mia c'è una vecchia linea ferroviaria, la Paris Ceinture, quasi fuori uso. Ma due volte al giorno passa ancora un trenino. E allora io ricordo i versi di La Forgue, che dicono: Je n'aurai jamais d'aventure, qu'il est petit dans la nature, le chemin de fer Paris Ceinture. L'esplorazione dei luoghi dello scrittore è stato il filo di Arianna che ci ha portati alla scoperta dei nostri rapporti personali con Parigi. Calvino dice che il luogo ideale per lui è quello in cui è naturale vivere da straniero ed è perciò che a Parigi ha preso moglie, ha messo casa, ha allevato una figlia. Stranieri o quasi anche noi, come per Calvino, anche per noi Parigi non è la città dei turisti. È la città che appena uno ci mette piede la sente subito familiare e la vive con i 100 piccoli problemi pratici della vita quotidiana.
Se per Calvino Parigi è stata la città della maturità, per noi è la scoperta del mondo, l'avventura della giovinezza e la scoperta di noi stessi eremiti a Parigi. La ville è piena di bruit. Da più di 500 giorni una casa a Parigi. Da dove vengo io è molto diverso. Le dimensioni, gli abitanti, ogni aspetto. Non credo che abbiano qualcosa in comune. E se lo hanno, non me ne sono ancora accorto. Sono nata a Torino e ho anche vissuto a Napoli, però non mi sono mai sentita totalmente piemontese, totalmente napoletana. Invece qua a Parigi in qualche modo mi sento più accettata. Sono nata a Parigi e ci sono sempre vissuta. Io tengo molto al quartiere nel quale vivo, che si trova nel 15° arrondissement, perché ci sono sempre vissuta ed è lì che ho la maggior parte dei miei ricordi d'infanzia. Un altro quartiere a cui tengo molto è il 5° arrondissement, del quale vivono i miei nonni. Da piccola passavo il fine settimana in questo quartiere ed andavo spesso al Jardin de Luxembourg. Conosco abbastanza bene anche il 7° arrondissement, perché è il quartiere in cui ho frequentato la scuola elementare, la scuola media e il liceo nella scuola italiana. Nato nell'agosto 2006, sono cresciuto per i primi 2 anni e mezzo della mia vita nel 15° arrondissement di Parigi. Parigi per me è sempre stata un po' come una casa delle vacanze e adesso questa casa delle vacanze è diventata la mia quotidianità. Io mi chiamo Nora, ho 17 anni e vivo a Parigi. Non sono nata qua, sono nata in Belgio, a Uccle, vicino a Bruxelles. Ho vissuto 4 anni e mezzo là, quindi non ho ricordi di quando sono arrivata a Parigi. Per me Parigi è sempre stata casa mia, ho frequentato diverse scuole in quartieri diversi, poi faccio tante attività in posti anche diversi. Quando vado in Belgio so che è casa mia perché c'è la mia famiglia, ma poi mi sento una straniera perché sono abituata alla vita parigina. Ho cominciato un pomeriggio del 2015. Dopo il corso di nuoto mi sono fermata in un bar con mia madre e lì ho trovato un portachiavi di Parigi. Ecco qui che è avvenuto il mio effetto farfalla. Un paio di mesi dopo, mio padre ha ricevuto una proposta di lavoro a Parigi. È stato come vincere la lotteria, una rinascita. Durante i primi mesi, quando mi chiedevano, allora, come ti trovi a Parigi? La mia risposta era per lo più, preferivo stare in Italia. Ma con il tempo mi sono ricreduta, sono riuscita a socializzare e a fare amicizie, stringendo legami anche più forti. Oggi mi sento non tanto un'eremita a Parigi, quanto più un'esploratrice a Parigi in compagnia. Quando ero piccolo, abitavo a Milano e mio padre lavorava a Parigi. Gli unici momenti che trascorrevamo insieme erano durante il weekend. In Eremita a Parigi, Calvino dice che, nelle ore in cui le vie delle città sono impraticabili per il traffico, arrivo prima in Italia che per esempio sugli Champs-Élysées. Io, che ero piccolo e abituato a vedere mio padre arrivare puntualmente il venerdì sera, sempre alla stessa ora, avevo perso la cognizione dello spazio non sentendomi lontano da lui. Quando sono a Parigi non ho la cognizione del tempo. Il tempo passa, ma per me si blocca quando sto a Parigi. Non saprei come descrivere questa sensazione, ma penso sia uno strano effetto che mi fa la città. Quando qualcuno in Italia mi chiede dove vivo, rimangono sorprese dalla risposta e solitamente... All'interlocutore vengono in mente gli Champs-Élysées, la Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo, ma in realtà Parigi è molto di più. Parigi è una città che trovo affascinante soprattutto per la sua mescolanza di culture. In una stessa via posso viaggiare in 5 o 6 paesi diversi. Si possono assaggiare le gastronomie del paese, comprare abiti o accessori tradizionali. Parigi è, come per Italo Calvino, la città della maturazione, che mi ha fatto passare da una visione più infantile delle cose a una visione più matura e che mi ha reso più flessibile ai cambiamenti di ogni tipo. Sento che una parte di me in realtà è ancora in Italia, anche perché qui a Parigi non ho mai avuto grandi esperienze, dato che passo le mie giornate tra la scuola e la metro, e invece durante le vacanze torno a Nettuno, che sento veramente la mia città. Io non sono nata a Parigi e appena ho saputo che sarei venuta a Parigi per studiare e passare la mia adolescenza, sono stata subito felice. È sempre stata la mia città dei sogni, ma venendoci a vivere ho scoperto che è in gran parte una città come le altre, ma di cui forse si parla un po' di più. Mi piace tantissimo Parigi, soprattutto di notte, con le luci magiche che ci sono qui. E la Torre Eiffel è magnifica, sia di giorno che di notte, anche se la preferisco durante i 5 minuti di ogni ora in cui sbrilluccica. Sono nato in Spagna in una bellissima giornata d'autunno, per come me l'hanno raccontata.
Sono cresciuto in due famiglie, fra Milano e Pordenone. La mattina del 5 gennaio 2023 ho preparato le valigie per andare a Parigi. In quel momento ho sperimentato molte emozioni, come la paura, l'euforia, la felicità e la tristezza. Tutte queste emozioni portavano a un pensiero diverso, paura di non integrarmi bene in classe e di non trovare amici. Euforia nel non avere realizzato che la sera stessa avrei dormito nella nuova casa, felicità di fare nuove esperienze e di cambiare città, tristezza di essere ancora più lontano da mia madre. Niente mi sembrava vero, era come un sogno e lo è ancora, ma le mie preoccupazioni sono diventate insignificanti. Trasferirmi a Parigi è stato un trauma. Avevo paura che avrei perso tutte le amicizie che avevo fatto a Roma col tempo. E invece ho scoperto che le amicizie vere sono restate e mi sono fatto nuovi amici. Le mie giornate sono nettamente divise in due modi differenti di fruire la città. La prima parte della giornata posso sorprendentemente trascorrerla in una Parigi provincia d'Italia. Nel pomeriggio divento un'altra persona. Divento una straniera che non conosce bene la lingua e che si è trasferita a Parigi per cercare opportunità difficilmente realizzabili in qualunque altra città. Prima di viverci avevo già visitato Parigi da turista e mi era apparsa una città all'avanguardia, ricca di storia, ma priva di identità, non avendoci mai vissuto. È difficile conoscere tutta Parigi, come se ogni dettaglio la rendesse unica. Camminando per Parigi si notano un sacco di turisti affascinati dalla Tour Eiffel o dal Louvre. È come se i turisti avessero una benda sugli occhi che gli nasconde dettagli che la rendono unica. Come Calvino, anch'io a Parigi mi sono sentito subito a casa. A differenza di Calvino, però, che aveva il suo paradiso nella metropolitana, io preferisco camminare sulle brevi distanze per scoprire qualcosa di nuovo. Io sono nato a Parigi, per me la metro e il fromagerie sono cose del tutto normali. Sono stato sorpreso quando ho saputo che in Italia non ci sono negozi di formaggi come quelli che ci sono a Parigi. Non ho più che mai intenzionata a rimanere a Parigi, ma non penso di aver raggiunto una condizione di staticità rispetto a ulteriori cambiamenti o che mi accontenterò di ammirare passivamente la bellezza della città. Conoscendomi, c'è da credere che io mi sia resa conto di quanto il mondo abbia da offrire e che consideri Parigi come un trampolino di lancio verso nuove sfide ed opportunità. Un po' come il classico cassetto dove infiliamo tutto ciò che non ha un posto, per me Parigi è una città tutta da scoprire. Calvino la consulta come un'enciclopedia, forse arriverà anche per me quel giorno. Ma per il momento mi limito a scoprirla traendo nel massimo. Il mondo è ricoperto da un'unica città che non comincia e non finisce. Cambia solo nome all'aeroporto. Ed è la città della nostra storia, la città in cui viviamo, la nostra città. La ville est pleine de bruit. La ville est pleine de cris. La ville est pleine de flics. La ville est pleine de trafic. La ville est pleine de tueurs.